Ciao a tutti, buongiorno, benvenuti in questo nuovo tutorial. Oggi andiamo a affrontare come si deve gestire un'emergenza in caso di un engine out, o meglio una perdita di motore. Ovviamente questo è un tutorial che può essere usato a livello della simulazione per fare degli buoni allenamenti. Ovviamente non è valido per il discorso reale. Nel senso non che non sia consono, ma però per affrontare le emergenze immagino che abbiate già tutti una licenza in mano e poi comunque ci si continua a esercitare ogni tanto anche con un istruttore per portare sempre avanti il discorso importantissimo della sicurezza e della prevenzione. E noi siamo qua apposta per farvi vedere come vengono gestite le emergenze. E quindi mi raccomando da usare sempre solo ed esclusivamente per uso a livello di simulazione. Diciamo che per un pilota reale come me, che usa anche i simulatori, uso Flight Simulator 2020, diciamo che non si ha la stessa ovviamente paura, tensione, adrenalina, mille cose che possiamo avere nel volo reale, compreso anche ostacoli, meteo, eccetera. E però il simulatore ti aiuta molto mentalmente a praticare le cose poi sull'aereo, perché le stesse situazioni, diciamo, di come muoversi, o meglio il modus operandi, lo facciamo anche nella realtà. Quindi il simulatore ci aiuta molto a ripassare mentalmente le procedure e la tecnica da usare in caso di piantata motore. Come vedete sopra qui abbiamo delle sigle A, B, C, D, E, che sono quelle che ad ogni iniziale corrisponde, diciamo, una cosa che dobbiamo fare. Quindi iniziamo con la A, vedete che anche qua le lettere sono in fila A, B, C, D, E. Airspeed, andremo a vedere, best fuel, cioè il miglior campo, il cockpit check, quindi il controllo del cockpit, e vediamo quando, appunto, la declare emergency. Quindi una situazione di dichiarazione di emergenza e l'emergency shutdown, che è quando andremo poi ad atterrare. Andiamo a vedere la prima cosa: il motore si pianta. L'istinto che viene è quello subito di andare a vedere il perché, cosa è successo, provare a accendere, capire. E questi sono attimi preziosi, nonché fondamentali. Allora, siccome che in aereo tante cose ci vengono di istinto, e purtroppo quegli istinti qui a volte non vanno bene, ma possono essere molto pericolosi. Ci sono delle cose che in aereo devono essere valutate e fatte antistintivamente, cioè dobbiamo assimilare che l'antistintivo diventi istintivo e non viceversa. In questo caso, pianta motore, subito la massima efficienza dell'aereo, cioè ogni aereo ha un manuale o anche scritto sulla checklist dove prevede che in caso di piantata motore la massima efficienza, dove c'è un buon rapporto tra quota, velocità e planata, che è questa, è quella di mantenere una determinata velocità. Io adesso in questo caso ho messo 70 perché dipende poi dal tipo d'aereo, può essere 65, 68, 75, dipende dall'aereo, dipende se è in nodi, l'unità di misura dell'anemometro oppure in miglia orarie. Comunque, prima cosa, si porta l'aereo alla massima efficienza, in questo caso 70. E teniamo subito i 70, ma nel frattempo veniamo a 70, cominciamo a guardare intorno e quindi il best field, quindi il miglior campo. Dobbiamo trovare subito un campo di colore verde chiaro, possibilmente, perché l'erba vuol dire che è bassa e non è un bosco, e poi andremo a vederlo nell'esempio. Oppure un marrone chiaro, in quanto non ha solcature, è rigido magari, non deve essere scuro, come vedi qua sotto. Escludere prati verdi scuri, escludere terreni marroni scuri, uno perché può essere troppo arato, quest'ultimo è quello precedente, i prati verdi scuri possono essere anche dei boschi, delle piante, un grano turco. Poi andiamo a verificare il vento, quindi colpo d'occhio vediamo subito se tramite dei fumi che sono accesi o un'onda perché siamo in zone dove c'è un fiume o quant'altro, o piante, andiamo a vedere dove può esserci del vento, se abbiamo il tempo necessario e quindi di valutare queste cose, vuol dire che comunque siamo a una discreta quota e abbiamo ancora qualche possibilità di valutare meglio la situazione. Come vi dicevo poc'anzi, questa fotografia
Sono alcuni esempi della colorazione dei campi. Una foto che io ho prelevato dal sito che vedete, che cito la fonte, che non è una mia foto, ma sul sito di www.politicheagricole.it, FEASR23 underscore 27, ed è un solo a scopo informativo dei colori dei campi visti dall'alto per questo uso didattico. Vedete qua, cominciamo a vedere il discorso dei campi. Vediamo innanzitutto la terra, vedete queste qui, queste strisce qua di marroni, di terra scura, vedi che sono abbastanza e si nota, non essendo altissimi, che sono tutti praticamente arati. Quindi atterrare lì, se poi non c'è nient'altro, ragazzi miei, bisogna provare. Però diciamo che se ci sono altri campi, come questo a fianco, che vedete che è un verde chiaro, vuol dire che è abbastanza basso. E se non quasi a qualche pochi centimetri di erba, questi sono campi ottimi, come quelli di fronte, dove vediamo questi due, dove c'è appunto la macchina. E stessa cosa, invece, valutiamo i verdi un po' più scuri, vedete qua, può essere anche un grano turco, e vedete anche questi verdi più scuri, che possono essere anche delle piante, quindi un po' più alte. Quindi vedete, il discorso di valutare bene i colori è fondamentale. Quindi noi alleniamo l'occhio quando stiamo andando in giro di eventuale emergenza, di già vedere a distanza il campo che potrebbe andar bene a noi, eh? Questo è molto importante. Poi abbiamo la cockpit check, o meglio, in questo momento che noi abbiamo il motore fermo, abbiamo individuato il campo e abbiamo l'aereo con la massima efficienza, la velocità prescritta nel manuale di volo. Noi cominciamo innanzitutto da partire qua da sinistra dai magneti, che in teoria qua siamo a terra ovviamente, qua è spento, però i magneti devono essere in botte. Cominciamo a controllare che non siano stati urtati, che la batteria sia accesa, quindi il master su on, che l'aria fredda, come in questo caso qua, che sia se è calda, la mettiamo a fredda, se è fredda la invertiamo a calda. La miscela, ricca, tutta dentro, e i serbatoi aperti. Diamo un'occhiata anche ai telelevel, una verifica, e lì proviamo a accendere, non va, non va, non va, se va allora l'emergenza è finita, ovvio. A questo punto declare emergency, quindi dichiariamo l'emergenza. In questo caso io sono, per un esempio, vicino all'aeroporto dell'Urbe, sono vicino a Passo Corese, che è un punto VFR, e dichiareremo. Mayday, 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 Roma Informazioni, India, Lima, Uniform, Mike, Oscar, abbiamo perso il motore, siamo sopra Passo Corese, 1500 piedi, faremo un atterraggio forzato, siamo in due a bordo. In questo caso l'ente magari fa fare anche il silenzio radio, ci darà qualche istruzione, al limite ci terrà in contatto fino alla fine, avvertirà già i soccorsi. E nota che io ho scritto. Su un aereo di solito abbiamo anche una seconda radio che è già pronta per il cambio eventuale, non quelle che switchiamo per cambiare ente, ma quella è una radio d'emergenza che è la 121.50. Però in queste fasi concitate, io da quello che ho appreso dai miei istruttori, da quello che ho potuto imparare io, non cambiamo frequenza, cioè perché a volte non abbiamo neanche il tempo, abbiamo altre cose a cui pensare, cui portare l'aereo giù in un campo. E va bene qua dove siamo. Tanto avevamo già avvertito, per questo caso Roma Informazioni lo sa, e quindi ci assisteranno loro, allerteranno loro i soccorsi. In viola qua vedete, qual è la differenza tra un atterraggio forzato e emergenza? Penso che lo sappiate. Però vi faccio pensare un po' la risposta, perché poi la tratteremo in un prossimo tutorial dove andrò a spiegare anche i briefing. Briefing, cosa sono i briefing? Briefing che bisogna fare non per farli così per parlare, ma che vanno messi in testa. Un briefing ai passeggeri, un briefing pre-volo, un briefing delle emergenze fuoco-motore, un briefing di decollo e un briefing di rientro per l'atterraggio. Quindi andremo a vedere nel prossimo video e partiremo con il discorso della differenza tra forzato ed emergenza. Adesso siamo in finale, praticamente. Sul nostro campo, fortunatamente abbiamo trovato un campo che per noi è consono, e quindi andiamo a procedere con l'emergency shutdown, quindi con l'emergenza per il motore spento. Magneti, a questo punto li porto in off, la miscela, la manetta rossa, tutto indietro in off,
la manetta del motore al minimo, la porto indietro, chiudo i serbatoi, cinture allacciate. Capitolo importante. Volevo e potevo anche aumentare il carattere per farvelo capire, per farvelo notare di più, però ve lo dico adesso: portiere sbloccate. Portiere si sbloccano, si aprono, ma non vi preoccupate, voi siete allacciati con la cintura, poi le portiere non è che si aprono, abbiamo il vento che ci viene incontro, la portiera per forza resta chiusa, sbatte un po', però se atterriamo bene va benissimo, ma se non riusciamo a atterrare bene per mille motivi e il cockpit comincia un attimino a cartocciarsi, può succedere che poi noi non riusciamo a uscire e gli stessi soccorritori fanno fatica anche a tirarci fuori. Quindi, magari una situazione anche con un rischio di incendio. Quindi, porte sbloccate. A questo punto decidiamo se mettere flap, se non metterli, se mettere un attacco a 2 a seconda. Dopo l'estensione dei flap, mettere i master in off, quindi spegnere anche la batteria. L'aereo in questo momento è sicuro. Poi è chiaro che a questo punto si spera che insomma di riuscire a portare giù l'aereo in buone condizioni, in modo da permetterci anche noi di uscire con le nostre gambe e salviamo noi stessi e anche l'aereo stesso. Per questo tutorial è tutto, spero che sia stato anche po' è breve, è un po' una pillola, quindi piacevole. Esercitatevi col simulatore, esercitatevi con l'istruttore per chi vola realmente. Perché sono sempre situazioni che dobbiamo purtroppo sempre tenere in conto ed aspettarsi ed essere pronti ad affrontare. Per questo video tutorial è tutto, ci sentiamo al prossimo dove parleremo dei briefing di emergenza. Ciao a tutti!